sia a tutti i nostri videoascoltatori e ai videoascoltatori del canale YouTube di Italia Medievale. Oggi sono molto, molto contento di presentare un libro perché, come dice il detto, chi si loda si imbroda, io ho voglia di imbrodarmi, perché questo è un saggio che abbiamo appena pubblicato insieme io e Luigi Garlaschelli, chimico dell'Università di Pavia, nonché responsabile delle indagini scientifiche che si sono svolte presso la rotonda di San Galgano a Chiusdino in provincia di Siena nel settembre del 2001. E per la prima volta in questo opuscolo noi pubblichiamo gli atti delle ricerche scientifiche che non erano mai stati pubblicati in cartaceo. Quindi sono veramente contento di poter presentare insieme a Luigi questo libro che è intitolato La spada nella roccia, San Galgano e Monte Siepi, che è composto da 139 pagine che si può acquistare tranquillamente su Amazon e che è appunto la prima edizione cartacea degli atti del convegno tenutosi all'Abbazia di San Galgano nel settembre del 2001, nell'ambito di un'iniziativa molto, molto completa, perché oltre alle indagini scientifiche portava a convegno anche i maggiori esperti della materia galganiana, e potrei citare tutti i nomi, ma sarebbe lunga. Però comunque si può dire Riccardo Frankovic, Franco Cardini, Anna Benvenuti, Eugenio Susi, Andrea Conti, Don Vito Albergo, parroco della parrocchia di San Galgano, in un evento che durò una settimana e che vide anche la presenza di una mostra sulle abbazie cistercensi, ospitata nell'abbazia di San Galgano. Iniziative di rievocazione storica in tre comuni del circondario, quindi Chiusdino, Massa Marittima e Castiglione della Pescaia, in collegamento con l'eremo di San Guglielmo di Malavalle, di cui poi magari faremo qualche cenno. A questo punto io non rubo altro tempo all'amico Luigi, lascio subito a lui la parola perché ci racconti di queste indagini scientifiche che si sono svolte per 6 mesi nella rotonda di San Galgano. Prego Luigi, a te la parola. Buongiorno a tutti, grazie Maurizio per aver combinato questa chiacchierata. Sì, no, io pensavo che spiegassi tu gli antefatti della cosa e come siamo arrivati a fare questo. Se vuoi la racconto io, Ma perché. ce la possiamo giocare, un po' tu, un po' io. Allora, come sono arrivato alla spada nella roccia? Me ne stavo tranquillo nel mio laboratorio da chimico all'Università di Pavia quando un comune amico, credo, Marco Cagnotti, mi manda una cartolina con la foto della spada nella roccia, dicendo: "E questa? La conoscevi? Cos'è questo mistero? Perché non l'hai indagato?" Io faccio parte da più o meno da 30 anni del CICAP, che è questo comitato italiano per il controllo delle affermazioni sul paranormale. Comitato lanciato da Piero Angela e altri scienziati alla fine degli anni Ottanta per cercare di portare un po' di chiarezza su tutti questi misteri di cui la televisione ci delizia ancora oggi, devo dire. E quindi queste cose strane mi interessavano. Vedo questa foto incredibile della spada nella roccia e ovviamente la mia curiosità è stata stimolata e dopodiché la primissima volta che andammo insieme a San Galgano c'eri tu, no? E c'era Cagnotti. E quindi siamo andati a fare un sopralluogo e anch'io, come Maurizio Calì, sono rimasto fulminato sulla via di Damasco perché il luogo ovviamente è incantato, è magico, no? Le rovine dell'abbazia senza il tetto, la rotonda, la spada uguale a quella di Re Artù, cioè è una cosa incredibile.
Per cui la mia curiosità è stata stimolata, ho cominciato anch'io, aiutato da Maurizio, a raccogliere materiale, a studiare un po'. Maurizio Caria a questo punto era già un esperto, diciamo, della materia galganiana, conosceva tutto, andava in zona già da tempo e conosceva tutto e tutti. E mi ha raccontato che anche lui però l'aveva scoperta un po' per caso quando era andato a fare un sopralluogo per lavoro al Mulino Bianco, no? È vero? Esattamente. Ecco, e quindi a questo punto eravamo in due, molto interessati a questa misteriosa spada e questo posto incredibile. Vabbè, ci abbiamo ragionato un po' fin quando l'idea di Maurizio Carli è stata, ma tu sei un chimico, io ho conoscenze nell'ambiente, perché non proviamo a chiedere se è possibile fare una campagna di studi scientifici per vedere, no? Di capire qualcosa su questo personaggio misterioso, studiando soprattutto quello che ancora resta, cioè le reliquie, l'abbazia, i resti materiali, diciamo, più che le leggende. Questa è una cosa che può fare uno scienziato e non uno storico. E quindi l'idea è stata quella di coordinare un certo numero di esperti per fare delle indagini appunto scientifiche. E io, come dice la battuta, chi non sa fare, no, chi sa fare fa, chi non sa fare coordina, no? E allora io ho coordinato un po' di persone e quindi sapevo che bisognava fare un'analisi della spada e quindi del metallo. E questo, per questo serviva un'analisi di attivazione neutronica da fare nel reattore di ricerca dell'Università di Pavia, oppure un'analisi metallografica. E quindi per vedere proprio la composizione del metallo. Poi serviva analizzare gli edifici, quindi soprattutto la rotonda e le aggiunte fatte successivamente, quindi l'ingresso, il campanile, la cappella degli affreschi, eccetera. Esiste una tecnica con la quale è possibile datare del materiale che è stato cotto al forno, quindi in particolare mattoni o vetri, diciamo. Quindi ho dovuto contattare un laboratorio dell'Università di Milano che fosse in grado di fare questa analisi particolare del materiale cotto, diciamo. È una tecnica che si chiama termoluminescenza, poi se volete la spiego meglio un po' nei dettagli. Poi c'era il problema di cercare di capire questa misteriosa tomba di San Galgano. San Galgano muore nella rotonda, nelle sue prossimità, dicono le cronache che il suo corpo viene sepolto vicino alla spada, ma non specificano dove. Il cranio peraltro è conservato a Chiusdino, l'unica parte che resta, tranne forse alcuni frammenti ossei molto piccoli, ma il resto dello scheletro non si sa dove fosse finito e quindi è stato cercato anche a lungo nel corso dei secoli, una delle ultime volte nel 1694, ma poi ancora nel 1800. Avevano scavato un po' sotto l'altare che una volta era nel centro della rotonda e così via. Quindi per andare a cercare questa tomba misteriosa serviva un esperto di georadar e abbiamo trovato l'equipe del professor Finzi di Padova che si occupa proprio di questo. Il georadar è una specie di radar che invece che essere puntato verso il cielo e rilevare le onde riflesse da un aereo che vola è puntato verso il terreno, quindi le onde vanno nel sottosuolo. Ah, aspetta, forse ho anche delle foto, posso farle vedere, no? Sì, certo. Ecco, questo è uno schema, spero che si veda di come funziona il radar.
è uno scatolotto che ci si tira dietro come se fosse una macchina per lavare i pavimenti, e questo manda delle onde elettromagnetiche nel sottosuolo e queste vengono riflesse e rilevate, e lui è in grado di vedere la differenza a seconda della densità e delle caratteristiche del materiale. Quindi se c'è un muro, una grossa pietra, eccetera, lui bene o male rileva la presenza di questo. E quindi nella primavera del 2001 abbiamo cominciato queste analisi, che sono durate alcuni mesi in realtà, perché noi ci trovavamo là, poi una volta arrivava l'equipe del Georadar, una volta successiva io mi inerpicavo su una scala per prendere un frammento di un mattone esterno della rotonda, possibilmente già staccato, e poi, ecco, un'altra analisi che abbiamo fatto è stata quella sulle cosiddette mani degli invidiosi. Vediamo se riesco a fare vedere. Mentre tu lo cerchi, io la racconto un attimo per chi non lo sapesse. Sì. C'era nella cappella quadrata degli affreschi, peraltro meravigliosi affreschi di Ambrogio Lorenzetti, di recente anche restaurati, quindi chi c'è stato tanti anni fa può tornare perché li vedrà in una luce diversa. In questa cappella c'era una teca di vetro nella quale erano conservate due mani scheletrite incrociate fra loro con un piccolo cartello scritto a mano che narrava la storia di queste mani degli invidiosi, perché secondo le fonti di San Galgano, quando Galgano abbandona l'eremo per andare a Roma a cercare di ottenere l'autorizzazione papale per un suo ordine monastico, che poi non otterrà, tre invidiosi entrano nel suo eremo, cercano di estrarre la spada, non ci riescono e a questo punto devastano l'eremo. Ovviamente vengono immediatamente puniti dalla giustizia divina, uno annega in un fiume, uno viene colpito da un fulmine, il terzo invece si pente nel momento in cui viene aggredito da un branco di lupi, i quali miracolosamente lo lasciano andare, dopo avergli però mangiato gli arti. E sempre secondo le varie leggende, questo terzo invidioso, senza più le mani, avrebbe terminato la sua vita nel territorio, predicando per San Galgano con gli arti appesi al collo. Ecco, allora non si sapeva questi arti che erano esposti nella cappella quadrata cosa potessero essere, a quando potevano risalire. Quindi anche su questa reliquia è stata fatta un'indagine scientifica per cercare quantomeno di datarli. E qua ti ridò la parola, Gigi. Sì, infatti è stato fatto un piccolo prelievo su queste macabre reliquie di un pezzettino di pelle mummificata, diciamo di mezzo centimetro quadrato, sul quale è stato fatto poi in un laboratorio americano l'analisi del carbonio 14, che permette di stabilire l'età assoluta dei materiali organici. Poi c'era tutta una serie di piccole reliquie secondarie, come una trave nel sottotetto tra il tetto di tegole e l'esterno, diciamo, della cupola semisferica. In questo intercapedine c'era una vecchia trave abbandonata lì di fianco, che non si sapeva dove provenisse. Anche di quello è stato fatto un prelievo per vedere di datarlo, e poi c'era una piccola cassetta di piombo che possedeva Don Vito Albergo,
che era stata trovata nel 1800 sotto l'altare che una volta era lì, nel centro della rotonda, e che non aveva particolarità, datare il piombo non è possibile, però era stato analizzato, si è visto che era piombo molto puro, c'era uno stemma vescovile, quindi si pare di capire da dove derivasse. Poi c'era una sicella all'interno di questa cassettina di piombo, che era grande la metà di una scatola da scarpe in realtà, no? Che dicevano che provenisse dalla bara di San Galgano. Allora anche di questo è stato fatto un piccolissimo prelievo per datarlo. Adesso a questo punto bisognerebbe raccontare un po' come si sono svolte le indagini e i risultati di queste analisi, no? Dunque Senza io... raccontare tutto, perché devono comprarsi il libro se vogliono sapere tutto l'esito totale di tutte queste indagini. Vabbè, allora no, io avevo un video di 9 minuti fatto da Super Quark e mi piacerebbe farlo vedere, almeno la parte che riguarda le analisi, perché magari posso anche fermarlo a metà e commentare un attimo, no? Possiamo provare? Dai, vediamolo, vediamolo, Vediamo. vediamolo. No, ma lo faccio partire poi più avanti, perché all'inizio c'è la storia di San Galgano, c'è l'attore che lo impersona, ma vediamo. Allora, vediamo se parte. Si Ecco, vede lo schermo? si vede Don Vito. Ecco, qui c'è Don Vito che parla e spiega un attimo gli scopi di queste analisi. Da che periodo risale? E se, indubbiamente sarà, è medioevale, però sapere qualcosa di più nella sua composizione. Le moderne tecnologie di ispezione daranno una risposta scientifica a queste e a molte altre domande. Abbiamo dato il via a questa serie di analisi scientifiche strumentali con le quali esamineremo la rotonda, i mattoni della rotonda, il terreno attorno alla rotonda con uno speciale radar, delle reliquie organiche per datare anche quelle, e il metallo della spada, e la spada stessa forse. Per prima cosa è stata effettuata una prospezione con il georadar. Il pavimento e il terreno all'esterno della cappella vengono suddivisi in sezioni. Poi si passa sulla superficie del suolo uno speciale radar portatile che è in grado di visualizzare eventuali strutture sotterranee. Si potrebbero trovare muri, cavità, tombe o niente del tutto. La speranza è quella di individuare il sepolcro di Galgano. Il pavimento è stato scavato nel corso dei secoli in più punti e molte volte, ma sempre senza risultati. Le scansioni ottenute alla rotonda dovranno essere elaborate all'Università di Padova con un apposito programma. Il georadar è uno strumento elettromagnetico, geofisico, che consente di fare un qualche cosa di molto simile a una radiografia del sottosuolo. Opera attraverso dei segnali radio che vengono lanciati nel suolo e producono delle riflessioni, cioè degli echi, che vengono captati da un'antenna che è disposta sul terreno. Forma della roccia e la posizione della lama, verticale e di taglio, rendono purtroppo impossibile utilizzare il georadar sulla spada. Si deve procedere con un altro sistema. Ecco, noi avevamo provato a mettere un'antenna molto piccola, vicino alla spada per vedere se si vedeva il resto della lama sotto la roccia, ma appunto non si è riusciti a vedere niente. Quindi il metodo di cui parlano, che Dio mi perdoni, adesso ve lo facciamo vedere. Niente paura, quello che viene forato è solo uno strato di cemento. Infatti la parte superiore della spada fu spezzata da un vandalo negli anni 60 e venne riattaccata alla roccia con il cemento. Ma c'è chi ritiene che la spada sia una copia e dubita perfino che continui veramente all'interno della roccia. Con un endoscopio a fibre ottiche collegato ad una telecamera si cercherà di vedere la reale lunghezza della spada e le sue condizioni. I primi tentativi non danno risultati, la spada non si vede. Si prova ancora con l'endoscopio e finalmente appare qualcosa.
Ecco, allora, quello con il Black Decker che fa un buco nella roccia ero io, perché l'idea era appunto di andare a vedere se, se il resto della lama era sotto, no? Perché abbiamo interrogato anche gli anziani della zona e nonché Don Vito Albergo, i quali ci hanno detto che fino agli anni 30 la spada ha avuto una storia un po' movimentata, soprattutto nell'ultimo secolo, perché fino agli anni 30 la spada era semplicemente infilata in una fessura della roccia e veniva estratta una volta all'anno e mostrata alla venerazione dei fedeli. Pare che ovviamente, in quanto simbolo freudiano, fosse anche aiutasse le donne che volevano un figlio a restare incinte. Vabbè. E poi veniva rimessa nella fessura nella roccia. La lama era intera, tranne una piccola parte in punta, probabilmente rotta o riattaccata, non si sa bene. Poi questa lama, cioè questa spada, era stata protetta da una grata metallica che gli era stata messa intorno per evitare che venisse toccata in continuazione o rubata. A un certo punto, negli anni 30, appunto, si decise di togliere questa grata metallica e di bloccare la lama nella fessura, vuotando dentro nella fessura del piombo fuso. E non si sa chi ha avuto questa idea sciagurata. Fatto sta che per un po' di tempo non è successo niente. Poi, negli anni 60, qualcuno, approfittando del fatto che non c'era nessuno in circolazione a controllare, ha cercato di estrarre la spada e l'ha spezzata. La parte che usciva dalla roccia è stata spezzata, mentre il resto della lama, ancora bloccato dal piombo, è rimasto nella roccia. Allora è stato aggiustato questo moncone staccato mettendo un po' di cemento attorno alla lama che un po' sporgeva, diciamo, e la lama staccata in modo da tenerlo insieme. E poi più tardi ancora, adesso non ricordo bene la tempistica, ma Maurizio, forse tu ti ricordi, questo moncone staccato è stato staccato nuovamente un'altra volta da un ulteriore vandalo e quindi è stato poi rattoppato nuovamente con dell'altro cemento una seconda volta. A questo punto nessuno sapeva più bene come fosse la storia della cosa, qualcuno diceva che la lama non c'era, qualcuno che era un falso medievale, qualcuno che era stato sostituito, eccetera. Quindi noi abbiamo ricapitolato tutta la storia di come era andata la cosa e poi c'era appunto il problema di vedere se però era vero che la lama fosse ancora dentro. Quindi, con un buco fatto parallelo alla posizione più o meno presunta della lama, non eravamo riusciti a vederla tramite l'endoscopio. E poi è stato fatto un buco un po' più inclinato e abbiamo incontrato il metallo della lama all'interno della roccia. A questo punto abbiamo deciso di scalpellare via un po' del cemento che teneva fermo il moncone in alto e vedere cosa succedeva. E qui siamo arrivati al Decidi dunque. allora di togliere tutto il cemento. È un momento molto emozionante. L'Elsa viene liberata. Soggetto metallico c'è, prova nel fatto che avendolo lavato con l'acqua e pulito con un pezzettino di carta è diventato brillante, come effettivamente succede con i metalli. Quindi è sensazione che si tratti di un oggetto metallico. La spada c'è. Ma per ora non si può estrarre, si potrebbe danneggiare. Viene alla luce la frattura della roccia nella quale venne conficcata la spada. Vengono prelevati minuscoli frammenti di ferro. Serviranno per effettuare analisi sulla struttura del metallo che chiariranno il metodo di fabbricazione dell'arma. I muri della cappella laterale sono abbelliti da splendidi affreschi di Ambrogio Lorenzetti realizzati nel 1335. In una teca sono conservate due mani mummificate che si dice appartenessero a dei ladri. Si prelevano dei frammenti che verranno inviati ai laboratori per la datazione con la tecnica del carbonio 14.
carbonio 14, isotopo radioattivo del carbonio, diffuso nell'atmosfera, si deposita nei tessuti vegetali e ossei vivi. Nei reperti di organismi morti, col passare del tempo, il carbonio 14 diminuisce in modo regolare. Quindi, misurandone la quantità residua presente, è possibile risalire alla loro età, con un'approssimazione di circa un secolo. La testa è l'unica reliquia attribuita a San Galgano e si trova in questa chiesa, qui alle mie spalle a Chiusdino, il paese natale di Galgano. Purtroppo però è per il momento inaccessibile, protetta da un robusto reliquiario moderno. Il cranio avrebbe ancora lunghi capelli biondi. Il vescovo però non ha per ora autorizzato il prelievo. Ecco Maurizio, vuoi commentare qualcosa sul cranio? Purtroppo un tentativo di poter analizzare anche la reliquia della testa è stato fatto, ma non abbiamo ottenuto l'autorizzazione da parte del Vescovo di Siena. Mentre 2 anni dopo le nostre indagini, una operazione analoga è stata autorizzata dal Vescovo di Grosseto sulle reliquie di San Guglielmo di Malavalle, che è un santo che compare in tutte le fonti di San Galgano, che si trova alle spalle di Castiglione della Pescaia. E anche qui ci sarebbe una storia lunghissima, perché le leggende che riguardano San Guglielmo di Malavalle dicono che in realtà lui fosse Guglielmo X d'Aquitania, il figlio del primo trovatore, il padre di Eleonora d'Aquitania, che ufficialmente muore andando pellegrino dopo uno scontro violento con Bernardo di Chiaravalle, ma che poi in realtà non sarebbe morto, ma avrebbe vagato pellegrino tra Santiago, Roma e Gerusalemme, e poi sarebbe riapparso in Italia, prima sui monti intorno a Pisa e poi nell'eremo di Castiglione. C'è anche da tener conto che Guglielmo di Malavalle fonda l'ordine dei Guglielmiti, un ordine molto importante e molto particolare, sul quale bisognerebbe spendere un sacco di parole per raccontarne le vicende, ma la cosa interessante è proprio questo collegamento, perché alla corte di Eleonora d'Aquitania Chrétien de Troyes scrive il Perceval, che è il primo romanzo nel quale compare la spada nella roccia, e da lì poi parte tutta la materia arturiana. Quindi questo strano collegamento tra San Galgano e San Guglielmo lascia supporre che qualcosa di collegato ci sia tra queste due narrazioni, anche se Galgano conficca la spada e Artù la estrae. Io darei la parola a te, se no io non mi, lo sai che io potrei non fermarmi più parlando di queste. Va bene, allora adesso qui non mi ricordo cosa fanno vedere. Ah, questa è la famosa cassettina. Si vede? Sì, sì, si vede, si vede. Stavo andando avanti un po' velocemente. Sì. E questa, vedete, sono le assicelle famose che sono state datate col carbonio 14. E questa è il sottotetto in cui ci siamo sopra la cupola. Inoltrati sopra la cupola, e c'è questa trave. Si vede la cupola, i mattoni, trave di sostegno rifatte di recente. Questa è una vecchia trave enorme. Si prelevano campioni di mattoni anche da altri punti della rotonda. Essi verranno analizzati al Dipartimento di Scienza dei Materiali dell'Università di Milano Bicocca. I campioni, opportunamente preparati, vengono riscaldati fino a 500 gradi centigradi, registrando la debole luce emessa durante il riscaldamento, la termoluminescenza. Questa emissione è prodotta dagli elementi radioattivi naturali presenti nell'impasto ceramico e nell'ambiente. In generale, maggiore è la termoluminescenza del campione, più esso è antico. Le ricerche e le analisi stanno continuando anche in questi giorni. I risultati si conosceranno a metà settembre in un convegno internazionale.
ma siamo stati autorizzati a dare una straordinaria anticipazione. Un'eccezionale sorpresa è già venuta dal sottosuolo della rotonda. A circa un metro sotto il pavimento della cappella, il georadar ha individuato una struttura regolare. È il sepolcro di Galgano. Potrebbe essere una struttura artificiale, anzi, secondo noi lo è senz'altro. Di che cosa poi si tratti sarà da dire, ma certamente presenta delle caratteristiche di forma regolare. Ecco, qui questo... Questo video era stato fatto da Superquark prima che noi facessimo il convegno di settembre e quindi non c'erano molti risultati, no? Adesso non so se vuoi che ne racconti qualcuno o se vuoi che la gente li vada a cercare negli atti del convegno che sono su questo libro o cosa. Fai vedere almeno la copertina del libro però. Sì, beh, la copertina del libro la vedranno all'inizio del video, ma c'era una cosa che farei vedere volentieri, se la riesco a trovare. Questo era il manifesto che io ho sempre amato moltissimo, perché lo trovavo molto efficace. Lo aveva realizzato un mio carissimo amico, un grafico eccellente, soprattutto da quando si è trasferito in provincia di Siena, un grafico di etichette per vini e prodotti agroalimentari. Rinaldo Maria Chiesa, per chi volesse saperlo. E questo manifesto riassumeva quelle che noi avevamo chiamato giornate medievali in terra toscana nell'antica via Massetana, perché si svolgevano appunto tra Chiusdino, Massa Marittima e Scarlino, dove c'è un bel castello da visitare. E mi emoziona ancora vedere questo manifesto, per cui direi che questa è la cosa. Mentre qui noi possiamo vedere il paese natale di San Galgano, che è chiuso. Maurizio, ti fermo un attimo solo per dirti che, come si vedeva dal manifesto, noi eravamo stati sovvenzionati anche dalla rivista Focus, che mi sembra giusto e doveroso ringraziare anche in questa occasione oggi. Certo, perché senza perché focus. Poi anche loro avevano fatto subito un servizio sui primi risultati di queste analisi. Certo, e qui noi vediamo il paese natale di San Galgano, qui vediamo una cartolina d'epoca della rotonda che è sostanzialmente simile a quella che si può vedere oggi, e occorre dire che la rotonda ha subito numerose trasformazioni nel corso del tempo, perché in origine era solo la parte circolare ed era anche più bassa. Era un cilindro di 12 metri di diametro e 12 metri d'altezza, quindi anche qui potremmo aprire una parentesi sulla simbologia dei numeri legati a San Galgano che non finiremmo più di narrare. Poi, come potete vedere invece da questa immagine dall'alto, si era addossato l'atrio, poi si era addossato un altro edificio dove alloggiavano i primi monaci, perché ancora non esisteva l'abbazia, quindi, e oggi è un relè. E poi la cappella quadrata degli affreschi del Lorenzetti. Quindi c'era stata una sovrapposizione di strutture architettoniche di incerta datazione. Quindi noi, quando abbiamo fatto questa operazione di termoluminescenza, siamo andati ad indagare su quella che poteva essere la datazione delle varie parti.
anche perché poi sopra all'ingresso il pronao era stata costruita una stanzetta che poi negli anni 30 è stata tolta, no? Certo. Se guardi la foto vecchia, la cartolina, ecco, si vede che il campanile era doppio Sì. e poi la giunta era stata tolta. Quella ulteriore stanzetta lì sopra all'ingresso era stata abbattuta e in basso a sinistra, proprio dietro l'omino, torna sulla cartolina. Ecco, c'è quell'uomo a sinistra, dietro si vede il famoso capanno degli attrezzi, mi pare che lo chiamassero, che era una costruzione di mattoni addossata proprio al muro della rotonda. E queste cose poi sono state tolte appunto successivamente, perché erano state fatte nel 7-800, credo. E noi abbiamo analizzato però l'età dei mattoni, di quello che restava, diciamo, e le cose tornavano abbastanza, ecco, con le Sì, date storiche. l'unico elemento che mi farebbe venire voglia di indagare ancora, sul quale la datazione non coincide con quelle che sono le fonti, è proprio la rotonda. Perché tutte le Sì, parti successive c'è almeno un secolo di differenti. disparità tra l'età riportata storicamente e quella che viene data dalla termoluminescenza. Esatto. E ognuno giura che la data giusta è la propria, gli storici e quelli che hanno fatto la termoluminescenza, però un secolo è abbastanza, tanto, diciamo. Però la rotonda è stata consacrata nel 1180, 1185. Nel 85, quindi quello si 1185, sa, è un dato storico, non si capisce perché dovrebbe contemporaneamente, essere più antica. in teoria dovrebbe avere un secolo di meno. Però noi abbiamo la certezza che ci fu questa consacrazione contemporaneamente a quello che è stato il primo processo di canonizzazione di cui si abbia notizia. E anche questa è una delle cose che, parlando di San Galgano, lo rende estremamente importante. Fino a quel momento la canonizzazione di un santo avveniva vox populi. Per la prima volta in questo caso invece ci fu una commissione pontificia composta da tre vescovi che ascoltò 19 testimoni dei miracoli del santo e decretò la beatificazione, perché poi in realtà San Galgano non è mai stato nominato santo, ma è beato. E anche questa è una delle altre cose particolari, no? Quindi è un personaggio davvero controverso ed è un santo laico, altro fenomeno di quel secolo importantissimo. Cioè, Galgano non è un religioso, è un cavaliere, così dicono le fonti, non ne abbiamo ovviamente la prova provata, che a un certo punto rinuncia al suo status di cavaliere per farsi eremita. E secondo la leggenda, non trovando nulla per fare una croce, infigge la spada nel terreno per adorarla quale simbolo di croce, appunto. Ed è in quel secolo ce ne sono tanti di personaggi laici che fanno scelte di questo tipo. Quindi è anche un precursore, è un precursore ed è una figura veramente particolare che a mio avviso andrebbe ancora indagata, studiata, diciamo, le indagini scientifiche sarebbero da ampliare rispetto a quelle che noi siamo riusciti a fare ben 19 anni fa. Sì, tra l'altro se ne potrebbero fare ancora di cose perché, vabbè, allora non diciamo i risultati di quelle già fatte,
Ma diciamo che il cranio si potrebbe analizzare, anche se manca la mascella, si potrebbe avere un'idea dell'età di questa reliquia e forse tentare una parziale ricostruzione del volto. Con San Guglielmo di Malavalle in parte questo è stato fatto, non si vede perché non dovrebbe essere fatto con San Galgano. Un'altra cosa che si potrebbe fare sarebbe analizzare con i raggi X la parte di spada già staccabile, che poi è stata riattaccata. Abbiamo costruito un morsetto di, ecco, qui si vede forse Sì, qua si vede, meglio. anche qui si vede il morsetto. Sì, è un morsetto di acciaio inossidabile che tiene unite le due parti. Quel mezzo centimetro, diciamo, che sporge dalla roccia della lama ancora bloccata e la parte superiore della lama. Quindi dicevo, fare un'analisi con i raggi X sulla parte della lama che è venuta via, perché a volte sul lato della lama venivano incise delle lettere, delle cose, dei simboli, delle preghiere, qualcosa che potrebbe aiutare a identificare l'età e la provenienza anche della lama. E poi, resta il problema di questa struttura trovata dal georadar che, possiamo dirlo, non è la tomba di San Galgano perché abbiamo scoperto successivamente che era una sepoltura contenente terra e ossa, che era già stata scavata nel 1693 e c'erano residui di varie persone morte, probabilmente erano i primi seguaci di San Galgano e secondo me, le mani degli invidiosi sono state prese da questo mucchio di corpi più o meno mummificati o pezzi di ossa, insomma, Però esposte lì. la datazione le fa risalire al periodo di Sì, la Sangue. datazione le fa risalire alla fine del 1100, quindi dovrebbero essere resti dei primissimi seguaci di San Galgano. Poi volevo anche dire che questo è come io mi sentivo quando avete visto dal video, ho scalpellato il cemento e ho estratto la spada, ma non sono diventato re Artù e nessuno di noi è diventato re Artù, non ci hanno regalato un regno, non ci hanno regalato neanche un monolocale a Siena, ma io mi sono vendicato perché ho rubato la spada ed eccola qua, la spada rotta. No, in realtà sto scherzando, questa è ovviamente una copia che ho fatto io prendendo le misure con il calibro della spada vera e poi facendo una spada vintage, fatta con dello stagno, diciamo, quindi anche molto più pesante di quella di ferro, però vi assicuro che è identica. Questa parte dell'elsa è mobile, ovviamente, perché questo manico veniva poi, diciamo, circondato da due gusci di legno che poi venivano fissati con delle strisce di cuoio tutto attorno, quindi l'elsa stava fissa, diciamo. Beh, questa la tengo per mio ricordo. Quando facevamo le conferenze io la portavo, ti ricordi Maurizio, no? Con Sì. una finta roccia di polistirolo addirittura qualche volta. Vabbè, ci sarebbe anche da dire che pare che nella casa vescovile di Siena esiste il famoso baule che contiene ancora gli atti originali del processo di beatificazione di San Galgano, le pergamene originali, perché in realtà, correggimi se sbaglio, quello che noi sappiamo e abbiamo sono trascrizioni, no?
di un secolo e mezzo No, più tardi. parecchio dopo, sono cinquecentesche, trascrizioni cinquecentesche. Non del 300? No. Ah, ecco, quindi peggio ancora. Quindi avere accesso a questo sarebbe importante, ma pare che a Siena non ci sentano in nessun modo. E E quindi, vabbè. c'è da dire che poi i fonti su San Galgano iniziano a nascere abbastanza come i funghi a partire dal 200, cioè da quando i cistercensi si insediano prima nella Rotonda e poi nel 1218 iniziano a costruire la grande abbazia nella piana sottostante. E bisogna anche dire che se uno se le va a leggere con attenzione, c'è veramente lo spirito dell'ordine cistercense dentro quelle narrazioni. Sarebbe complicato adesso stare a spiegare il perché e il per come, ma è chiaro che le vicende agiografiche di San Galgano sono molto funzionali a quella che era la nuova versione dell'immagine arturiana, no? Di un re che combatte al servizio di Dio. Un esponente della Militia Christi, esattamente come lo sono stati i Cavalieri Crociati e gli ordini monastico-cavallereschi. Per cui c'è dentro veramente il cuore del Medioevo intorno a questo Galgano Guidotti da Chiusdino. L'ipotesi che a me piace per spiegare in qualche modo o ipotizzare questa incredibile coincidenza tra le leggende e gli episodi della saga arturiana dei trovatori provenzali, che poi avevano protezione alla corte d'Aquitania, e il fatto che si trovi una spada identica in Toscana, perché è proprio in Toscana, e che le visioni o sogni di San Galgano rispecchino quelle descritte anche prima in realtà nel Parsifal, l'idea appunto è che l'anello di congiunzione fosse, come dicevi tu prima, Guglielmo di Malavalle. Quindi l'idea è San Galgano, Guglielmo di Malavalle si stabilisce prima di San Galgano in Toscana, in quella zona però più o meno. Poi arriva San Galgano, pianta la spada nella roccia, ma i pellegrini che venivano a trovare, a visitare o la tomba o Guglielmo di Malavalle, vengono a sapere dell'episodio di San Galgano, lo riportano in Francia, in Aquitania, e qui viene preso lo spunto per la leggenda arturiana. Poi, secondo me, ma a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina. Secondo me i monaci cistercensi, quando arrivano e costruiscono la grande abbazia, sfruttano questa leggenda arturiana che già si stava diffondendo in Europa, ripescano la figura di San Galgano e mettono immediatamente una roccia e una spada nella rotonda. Magari non c'era più, no? La spada di San Galgano originale, ma pochi anni dopo loro la rimettono, quindi è comunque contemporanea a San Galgano, però potrebbe essere benissimo essere stata un'operazione, come dire, commerciale, di propaganda pubblicitaria, non so, dei cistercensi che sfruttano questo strano giro di andata e ritorno dalla Toscana all'Aquitania, dall'Aquitania alle leggende arturiane e poi che si diffondono in tutto il mondo e loro subito se ne appropriano e la migliorano. Vabbè, comunque. Forse questo non lo sapremo mai, No, però ci sono degli indizi. a meno che non Intanto qui, sapremo. intanto in questo bellissimo opuscolo, anzi libro, ricco di illustrazioni, dove si può trovare non solo le indagini scientifiche, ma anche disquisizione di esperti di architettura, di storia dell'arte,
questa va bene, e poi l'introduzione a tutta la storia e la leggenda di San Galgano, scritta a due mani da Maurizio Calì e Luigi Garlaschelli, che è stata un po' aggiornata e rifatta, perché dal 2001 poi ormai sono passati 20 anni, qualcosa era cambiato. Sì. Credo che abbiamo terminato o quasi il tempo massimo di sopportazione degli ascoltatori. Ecco, Penso anch'io. quindi forse è Ricordo. ora che tu saluti tutti e fai gli onori di casa per chiudere. Intanto ricordo il titolo, il libro si intitola La spada nella roccia, San Galgano e Montesiepi, di Luigi Garlaschelli e Maurizio Calì, e lo potete acquistare a 10,40 € su Amazon, quindi una spesa assolutamente sostenibile. E poi che dire, ringrazio Luigi sia per aver in illo tempore consentito e realizzato la parte scientifica degli studi che ci eravamo ripromessi di fare, e poi per aver dato alla stampa questo volumetto che però contiene tutte le risposte ai quesiti che molti si fanno e continuano a farsi. Quindi grazie Gigi e Grazie a te, ovviamente grazie a chi ci sta ascoltando. siamo ovviamente entrambi disponibili al confronto con chiunque abbia voglia e ci può trovare tranquillamente sui nostri profili Facebook. Va Va bene. bene. Arrivederci, Gigi. Grazie. Arrivederci a tutti.